anima aristocratica, trabocca di nobile risentimento. Non si gusta abbastanza lo stato di povertà e ciò è il sintomo dei più gravi disordini. La povertà viene da Dio e rinunciarvi significa disobbedirgli. Coloro che osano lamentarsi della loro sventura sono dei fermenti di corruzione, perché tendono ad eliminare quelle disparità che invece assicurano l'equilibrio universale. Non c'è più carità. Le dame del patriziato costituiscono un deprecabile esempio. Sarei estremamente manchevole se non le rimproverassi severamente. Col pretesto della carità, esse organizzano piaceri malsani. Proprio le loro feste e i loro ricevimenti sono le fondamenta della prostituzione. Codeste dame fanno posto tra di loro alle ragazze di strada, le ricevono, le trattano con riguardo e ne assimilano così lo stile, l'aspetto e i costumi. La loro indegnità merita una morte ignominiosa. Altre poi attentano all'armonia delle condizioni umane per guadagnarsi una reputazione mendace. C'è per esempio una certa signora Gebarro, Gebarro, Gedara, che mi stupisce che le si consenta di elevare la voce. Non sta la donna a intervenire nelle faccende pubbliche, il suo posto è accanto al focolare. Che fa mai la signora Gebarro, Gebarro, lontano dallo sposo e dai figli? Si adorna dello sfabbrio di un simulato amore per i poveri dopo averli lungamente sobillati alla rivolta e all'odio. Devo fare anche delle rimostranze ai poveri. Costoro si permettono delle aspirazioni indecenti e ciò è biasimevole. La loro condizione è la buona strada per la salute eterna. Non se ne devono distogliere. Gesù è nato povero, appunto per insegnare loro a rassegnarsi e a tacere, non per ispirargli recriminazioni inaudite. La loro sventura è un immenso favore che li onora, poiché li avvicina, miserabili peccatori quali sono, al Figlio di Dio. Ma che vogliono di più?